Ciao a tutti amici di Automoto.it e ben ritrovati. Torniamo a parlare di Formula 1, la terza settimana di fila che la massima serie ci occupa il tempo, in modo direi anche molto positivo, perché comunque ci dà da chiacchierare e come sempre ci appassiona. Di quello che è successo oggi nelle prime giornate di prove libere ne parliamo ovviamente con Paolo Ciccarone, il nostro inviato sui campi di gara. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Direi che non è successo praticamente niente, perché nulla. Nella prima sessione di prove libere, quattro Mercedes davanti, anzi no, due Mercedes e due Racing Point, se mi passi. Quattro Mercedes allora. Quattro Mercedes davanti e con le Ferrari dietro, ad un secondo due, ad un secondo e quattro, poi invece sì. Nel pomeriggio ho piovuto e quindi, anche se fa piacere vedere Vettel davanti a tutti con una Ferrari, però in realtà giravano un 1,40, cioè giravano 30 secondi più lenti delle condizioni normali, e poi il tempo l'ha fatto nel momento in cui stava piovendo meno, e poi è anche l'unico che ha girato di più, perché ha fatto 12 giri mentre invece gli altri sono andati dai 3 giri ai 5 giri, quindi non è che abbiano provato poi molto. Sì. Addirittura Hamilton fermo in box, sai, aveva il ricciolino che magari gli si bagnava e ha deciso così di salvaguardarlo per domani. Paolo, tra l'altro comunque c'è da dire che arrivare a fine giornata, alla fine della prima giornata di prove col miglior tempo comunque è un elemento positivo, almeno per iniziare il weekend. Certo è che per quello che si è visto la Ferrari non è che sembri la macchina migliore di quelle che si è vista in pista oggi, con tutto che comunque il miglior tempo l'ha fatto. Evidentemente Vettel aveva voglia di portarsi a casa un buon crono ed è riuscito sicuramente a fare meglio anche del compagno di squadra, che invece era veramente molto in difficoltà nella guida della vettura. Appare molto instabile di retrotreno la macchina, è sempre a poca trazione ed è una vettura che, nonostante non abbia gli aggiornamenti che comunque dovrebbero arrivare nel corso dell'anno, chiaramente era troppo presto per portare tutta quella serie di aggiornamenti di cui si parla, però insomma direi che allo stato attuale delle cose è una macchina che dimostra ancora una volta di non essere assolutamente competitiva, soprattutto nei confronti della Mercedes. Ma non solo Mercedes, ma anche nei confronti delle altre macchine ci sono dei problemi di messa a punto. L'unico vantaggio è che in Ungheria non si va a pieno acceleratore per molto tempo, e quindi diciamo le caratteristiche limitate del motore in questa pista contano meno. C'è però tutto il resto che va verificato. Poi sarebbe il caso di chiarire un pochino e far comprendere ai nostri amici all'ascolto: quando si parla di modifiche non sono cose che arrivano dall'oggi al domani. Certo. Per cui faccio un esempio banale: avevamo parlato del progetto del musetto, di Simone Resta, del musetto stretto. Rifare il musetto non è che in Austria ti viene l'idea e poi ti presenti in Ungheria con certo. Il musetto nuovo. Devi modificare gli attacchi, devi vedere le geometrie delle sospensioni, i flussi aerodinamici, perché la parte anteriore è importante, e in più devi fare anche il crash test. Quindi devi, prima di deliberare un musetto che possa andare bene, devi studiarlo, devi fare i manichini in galleria del vento, poi fargli fare il crash test, e qui porta via del tempo. Tieni presente che mediamente in uno sviluppo normale di una modifica occorrono quasi 90 giorni per sì. Un tempo standard, da quando la ipotizzi, da quando la disegni, da quando fai i campioni, quando poi la deliberi, a quando lo omologhi e la porti in pista. Sì, probabilmente Paolo, in Ferrari le due soluzioni erano già allo studio, ma realmente non l'hanno portata avanti e non l'hanno investito su quello che è lo sviluppo, i flussi e i crash test. Certo. Oppure magari in galleria del vento hanno visto delle differenze talmente minime per cui non valeva la pena, qualcuno ha deciso che non valeva la pena affrontare un discorso del genere. O magari per quello che hanno visto era meglio andare con quello lì, quindi esatto, penso quindi che proprio abbiano fatto la scelta così, perché sarebbe assurdo puntare su una cosa che non funziona. Esatto, se hai una soluzione migliore la vai ad adottare, se non l'hanno adottata evidentemente era per un motivo. E poi ci sono sempre dei compromessi: se magari certo. Hai un musetto stretto, hai un miglioramento da una parte e un peggioramento dall'altra, quindi mettendo assieme il tutto avranno valutato. La stessa cosa per esempio per quanto riguarda il pacco radiante e i fluidi aerodinamici interni. Hanno scoperto che con il pacco radiante che hanno adesso, con i flussi interni, andava ad interferire addirittura sul funzionamento, sulla respirazione del motore. Certo. Quindi hanno capito di che si tratta, vi porranno rimedio, ma ci vuole sempre del tempo. Sì, nel tempo in cui tu poni rimedio intanto gli altri vanno avanti, per cui c'è sempre... Gli altri vanno avanti avendo azzeccato il progetto e certo. Avendo già provveduto e previsto degli sviluppi,
hanno già incominciato in Galleria del Vento e nei reparti produzioni a metterle in atto. Devo dirti che la Ferrari ha fatto uno sforzo molto grande quando tra Austria 1 e Austria 2 ha portato dei nuovi fondi, ha portato delle modifiche, perché L'ispirazione Mercedes, evidentemente certo, sì. erano già stati deliberati, però poi tocca al reparto produzione lavorare di corsa anche la notte, perché per sedimentare il carbonio, fare uno stampo, c'è un tempo tecnico, per cui devi dare il composito, devi farlo asciugare, devi dargli l'altra passata, poi devi metterlo in autoclave, cioè ci sono tutti dei tempi tecnici di produzione sotto i quali non puoi andare. Comunque è chiaro che loro, Paolo, stanno lavorando a una versione B della macchina, perché questa macchina qui non può Sì, funzionare. E mi sembra che senza siamo un po' dubbio. tornati agli anni 90, ti ricordi quando cos'era la 310B, che aveva il musetto basso e poi iniziò ad avere da Esatto, spa il musetto alto, eppure no? hanno impiegato 6 mesi prima di cambiarlo, dai Sì. test invernali fino a quando hanno vinto la prima gara col bagnato a Barcellona, fino a quando poi si è visto questo musetto rialzato che era un po' un Sì, era compromesso. Spa Siamo Monza, sì, certo. passati dalla papera al pellicano, come si chiamava all'epoca, Certo. e la macchina, insomma, tutto sommato comunque riuscirono a vincere delle gare in quella stagione, questo fu senza dubbio Ne positivo. vinsero tre, se non ricordo male. Vinsero Barcellona, Sì, Spa e Monza, forse. Non mi ricordo esatto, quindi non esattamente. so se quest'anno riusciranno a farcela, magari in condizioni particolari, e quindi c'è un lavoro in corso, anche perché per quanto riguarda il motore bisogna deliberare una versione B per il 2021, che poi sarà anche quello che magari di base servirà nel 2022. Ci sarà da capire qual è la parte migliore da sviluppare di questa macchina a livello aerodinamico, a livello di flussi e cose di questo genere, quindi di lavoro in questo momento non ne manca. No, ma Paolo, ma da un punto di vista politico ho visto Stewart e Andretti che se la sono un po' presa con Hamilton perché fa un po' lo splendido col discorso del razzismo, no? Io ti dico, sono anche dalla parte di Lewis perché comunque è anche giusto che lui porti avanti, diciamo, una sua linea, una sua filosofia. Se si sente di farlo, non vedo perché non lo deve fare. Però inizio a vedere che comunque c'è un movimento anche contro quello Ma che sta sì, facendo. per la semplice ragione che magari uno dice, vabbè, l'hai detto una volta, adesso basta, l'abbiamo capita, ecco. Certo. Quindi non è che tu insisti sempre, poi la situazione cambia. Poi non dimenticare che, dispiace dirlo, ma certe aziende che ci mettono dei soldi non è detto che politicamente la vedano proprio come Lewis Hamilton, e quindi alla lunga potrebbe dare anche un po' fastidio dalla serie, ascolta, visto che io pago, statene buonino, ecco, per Certo. cui ci sono anche questi aspetti da considerare. Sì, i Poi temi Andretti, politici sono sempre un po' delicati da toccare in certi ambienti, per soprattutto a cui... livello sportivo, perché lo sport dovrebbe essere trasversale, raccoglie Certo. tutti e quindi non dovreste avere nessuna connotazione. Però non dimenticare che Andretti è molto vicino politicamente a Trump e l'ha portato anche su una Formula Indy posto in Certo. pieno centro a New York, mi pare. Quindi diciamo, su certi discorsi magari ha una visione completamente diversa perché vive la realtà Però Jackie Stewart mi sembra americana. un pochino più equilibrato di... o no? Sì, senza dubbio, però evidentemente Stewart ha una mentalità molto più manageriale, molto più rivolta al marketing, e capisce che certi discorsi vanno bene fino a un certo punto, poi si arriva al punto tale che c'è, come si Il dice, troppo stroppia. Certo. la bulimia di messaggio. Dice, va bene, l'hai detto, l'abbiamo capito, siamo d'accordo, facciamo con te, però quanto tempo deve andare avanti sta storia, visto che poi purtroppo non dipende da quello che No, facciamo noi in chiaro. pista. Chiaro. Ti dico, secondo me è giusto che la Formula 1 si prenda in carico anche dei messaggi perché è uno sport mondiale ed è anche giusto che si possano fare determinate azioni. È vero che è troppo stroppia e quindi va assolutamente, diciamo, gestita anche come cosa. Gliel'hanno detto, adesso vediamo poi cosa succederà di fatto. Se lui ha intenzione di portare avanti questa battaglia, insomma, è anche giusto che lo faccia con tutti gli strumenti che ha a A disposizione, disposizione, senza dubbio. finché ovviamente sono legali. Senza dubbio. Detto questo, Sì. Paolo, per quanto riguarda gli altri team, ho visto una Red Bull un po' in difficoltà. È anche vero che è difficile parlare oggi di cosa abbiamo visto, perché insomma non è stata Non c'è certamente. visto niente, Sì, si è visto poco, praticamente. però mi sembra che non siano felicissimi nemmeno Red Bull. Hamilton non ha girato, proprio se n'è andato a bere il tè a metà delle prove praticamente. E comunque sia, appunto, dicevamo anche di Leclerc, che è un pochino in difficoltà sulla macchina. Le previsioni per domani come sono? Ma sai che è prevista ancora pioggia, però non ho capito bene in che orari e in che modo, per cui può darsi anche che riescono a sfangarla,
E questa è praticamente una situazione che crea ulteriore imbarazzo. Dubbio. Piuttosto, la federazione ha comunicato che su 4.997 test sul coronavirus hanno trovato due positivi che sono stati prontamente isolati e che dicono che non erano presenti in Austria, quindi probabilmente Austria 2, perché se li hanno testati evidentemente erano presenti in Austria 1 e quindi sono stati già monitorati. Mentre invece dalla Catalogna arrivano notizie un po' allarmanti, perché la Generalità di Catalogna sta praticamente allargando, come si dice, quarantena o lockdown, cosa preferisci? Uguale. E vabbè, diciamo, sta praticamente ritornando indietro su alcune misure restrittive e tra le zone, a parte Lleida, che è una città da diverse centinaia di migliaia di abitanti a nord di Sì. Barcellona, ma ci sono anche sei quartieri attorno a Barcellona, di cui uno è l'Hobret, dove c'è Sì. praticamente l'aeroporto, ecco. Ok. E quindi questo sta creando dei problemi perché il Gran Premio di Spagna e Barcellona si dovrebbe correre tra meno di un mese. Certo. E quindi non sanno cosa succede con Liberty Media, che è lì che si sta un po' arrabattando e sta cercando di capire cosa capita. L'alternativa è quella che in aereo possono arrivare a Girona, che è dalla parte opposta, anche perché Granoler, l'autodromo, è dalla parte opposta dove ci sono i focolai, e quindi magari con un percorso protetto potrebbero evitare contatti con la popolazione e muoversi. Piuttosto ho sentito dei ragazzi, dei team inglesi a Budapest, che sono in grossissime difficoltà, Cioè? perché gli inglesi a lato pratico hanno delle restrizioni dal governo ungherese superiori rispetto agli altri. Ok. Ci sono stati dei piloti e dei team che c'era il catering chiuso in pista, in albergo praticamente non era previsto, e se per caso fossero usciti ad andare a mangiare qualcosa rischiavano o qualche mese di prigione o addirittura una multa da 15.000 euro, Chiaro. e quindi stavano vivendo con disagio questa situazione, queste limitazioni che per alcune nazioni sono valide, per altre no. Quindi Chiaro. diciamo c'è un po' una situazione confusa. Invece parliamo di cose positive Vai. per quanto riguarda Imola, che da quello che so, da altre indiscrezioni, pare che finalmente si stia sbloccando tutto, Ah. anche perché Liberty ha bloccato una serie di stanze d'albergo per tutto il personale Formula 1 Sì. verso la seconda metà di ottobre, diciamo seconda, terza domenica di ottobre, e quindi hanno già cominciato a bloccare delle prenotazioni. Hanno più o meno stabilito quanto è il rimborso che dovrebbero dare all'autodromo, mancano delle spese, quindi l'autodromo con gli organizzatori sta cercando di compensarle, e tra le ipotesi si era anche ventilato un accesso parziale del pubblico per un totale di 30.000 spettatori completamente distanziati. Vabbè, che non è neanche Quindi poco, no, eh. non è neanche poco, non sarebbero neanche tutti, però sarebbe finalmente il ritorno di una Formula 1 su una pista storica, ma soprattutto con del pubblico in tribuna, e questo potrebbe essere magari un aspetto positivo. Però ripeto, al momento è ancora lì una grande discussione con dei vari punti a favore, con qualcosa ancora negativo. Qual è il negativo? La Cina, per una questione politica, vorrebbe disputare addirittura due Gran Premi a Shanghai. Ok. Visto che Singapore è saltato, il Vietnam è stato cancellato, quindi tracciati cittadini non ci sono, e bisogna vedere se si fanno carico delle spese di trasferimento in Cina, perché allora in quel caso verrebbe meno l'ipotesi Imola, perché ci sarebbe pronto il Portogallo e la Germania, che è ben vista dai A tedeschi. Portogallo tramite via Portimão o via Estoril? Portimão, Via Portimão, si parla Portimão. di Portimão perché nel sud, in Algarve, è molto più protetta, perché se vai a Estoril sei praticamente in mezzo alla gente, perché ormai Sì, Estoril certo, è un autodromo cittadino, si può dire, tra Cascais e praticamente tutta la zona, è mentre Lisboa. invece Portimão lo conosce, è un pochino più isolato, più defilato, e quindi diciamo al momento fino al Mugello siamo a posto, dopodiché è tutto in divenire, sperando che in Spagna non ci siano altri problemi rispetto a quello che hanno annunciato, tra l'altro proprio oggi sulla stampa spagnola le trovate dappertutto queste situazioni. Paolo, l'ultima cosa, ho visto una Ferrari un pochino più compatta, un Binotto un pochino più anche motivato nel dare spiegazioni anche un pochino toste.
Probabilmente a Maranello in questi giorni si sono parlati, si sono spiegati, stanno cercando anche di capire come venirne fuori da un punto di vista anche comunicativo, Comunicazione, esatto. perché ci sono stati due gran premi in Austria, quello d'Austria e quello di Stiria, che certamente non hanno fatto fare bella figura né alla macchina né ai piloti, ma anche e soprattutto direi alla dirigenza. Elkan è impegnato con Stellantis, per cui ha altro a cui pensare, però è evidente che qualche telefonata è arrivata per cercare di gestire Sì, questa senza cosa. dubbio, però per esempio le ipotesi che erano state ventilate da alcuni organi di stampa, avevano fatto il nome di Antonello Coletta come responsabile, è la solita polpetta avvelenata che qualcuno mette in giro e di sicuro non è servita a rasserenare gli animi. In questo momento serve stabilità, quindi se Binotto sta iniziando a fare un certo tipo di lavoro, questo lavoro lo deve portare a termine e per portarlo a termine ci Certo. vogliono degli anni. Se intervengono nuovamente spostando Binotto, che giusto o sbagliato che sia, di sicuro si ritrovano in un'altra situazione di dover ricominciare da capo, di altra squadra da ricostruire, di altre cose, e quindi si perde ancora dell'altro tempo in un momento cruciale, perché il 2022 con le nuove regole sembra lontano, ma in realtà tra 3 mesi devono già avere i manichini della macchina per capire in galleria del vento in che direzione andare. No, no, E certo. tu cosa? E tu sfasci una squadra in questo momento, anche se devo dirti ci sono molte pressioni politiche perché quel ruolo, per quanto sia odiato da chi poi Però è un funzioni, ruolo che però conta. è anche molto ambito e devo dirti Certo. che ci sono diverse correnti per cui a volte Maranello sembra quasi il Colosseo perché ci sono più spifferi a Maranello che al Colosseo, Certo. quindi ci sono nomi, circostanze, fatti, soprannomi, roba di questo genere per cui circola di tutto di più. Va bene Paolo, dai, ci sentiamo domani, nuovi aggiornamenti su quello che vedremo poi delle qualifiche e poi torneremo a parlare, come abbiamo fatto anche domenica scorsa, della gara. Ciao e a Live. presto. Ciao a tutti.